qui con Chef Maso, vincitore della prima edizione di Lupa Chef. Thomas, chef partecipante alla prima edizione di Lupa Chef. Gabriele, chef della prima edizione di Lupa Chef. Presenta la sua brigata. Allora, la mia brigata era composta essenzialmente da miei amici storici con cui ho sempre cucinato: Simone, Gianni, Stefano, Sandro, Cristian, e poi avevo aggiunto mia sorella, che è un valore aggiunto perché è una persona estremamente esperta in cucina. Insomma, noi sera festiva. La brigata è stata composta dagli amici di non di sempre, da Mamo Cavallini, Beppe Furoli, Armando Cei, Gabriele Muzzi, Brando Cavallini e Leo Spezia. Allora, la mia brigata era formata da me, la mia moglie Elga, Rita Bocci, Francesco Minucci. E per fortuna poi è venuta a darci una mano anche Monica, perché sennò sarebbe stata abbastanza in difficoltà, visto la grande affluenza. Avevi diviso i compiti? Sì, ci eravamo divisi i compiti perché la cena era impegnativa, quindi inizialmente ognuno ci aveva qualcosa da fare di preciso. Ma no, i compiti erano praticamente uguali per tutti, sia per me che per gli altri. Sì e no, nel senso che eravamo abbastanza preparati su tutto e quindi ognuno faceva quello che c'era da fare. Descrivi il tuo menù in 3 parole. Semplice, abbondante, semplice, abbondante, semplice, abbondante. Di passione, di gusto e divertimento. Il mio menù in 3 parole: sole, cuore, amore. Piatto forte? Penso il secondo, il costoleccio ripieno, che era forse una novità per parecchi. Sulla lavorazione è stato il primo per il tipo di lavorazione. E il fake sushi, che sembrava di mangiare un rotolino di sushi, invece poi era tacchino con prosciutto, provola e contornato. Bellino, era bellino. La giornata in cucina com'è andata? Raccontaci qualche aneddoto. Ma la giornata cucina bene, è stata una giornata piacevole come sempre quando siamo in cucina tutti insieme. Aneddoti particolari no, si è fatto delle belle risate, ma questo ripeto, come sempre. Quello più bello è stato Armando, che ha chiamato la mattina e che era rimasto bloccato in Spagna perché non si è presentato, anche se ha fatto parte in qualche modo della brigata, sempre. È stata meravigliosa e mi ci è voluto una settimana per riprendermi. No, aneddoti belli perché comunque siamo stati almeno 3-4 volte a casa a provare il menù e l'impiattamento insieme agli altri, quindi sta molto divertente. I commensali hanno dato i voti su menù, impiattamento e gusto. Te che voti ti saresti dato? Allora, l'impiattamento sei, ma anche meno. E il gusto penso un 8, glielo darei, anche il menù, io 7, tra 7 e l'8. L'impiattamento direi un buono 7 più, un 7 più, anche 8 direi. Allora mi darei 7 al menù, 7 al gusto e 8 all'impiattamento. Qual era la brigata che temevi? Ma sinceramente, La nostra. Ma qui sì, si no, sta dicevo continuando tutti. a Sì, ma registrare, tanto lui ha lui, no, l'ansia. tanto lui, lasciala andare a lui, poi lui fa le sue Che gli dico in fondo? Ringrazio cose. C'è da fare, se si vuole secondo me fare era una qualcosa di meglio ringraziamento. Certo. Fai un altro secondino così, tanto almeno fanno un po' di tagli, mentre una cosa. Anche perché Vedi in cucina, aspetta, mi sto al telefono. Con l'intervista. Tutto si è fatto, tutti si è fatto tutto.